Per me è un onore e anche un'emozione celebrare come Presidente del Consiglio un giorno così importante che ci deve vedere uniti tutti, oggi come allora, partendo proprio dallo spirito della liberazione e riandando alla testimonianza drammatica di coloro che sono stati protagonisti della liberazione. Il nostro Paese è chiamato a superare nuove difficoltà, a vincere sfide sempre più impegnative. Mi riferisco soprattutto alle gravi difficoltà economiche e sociali. Riusciremo a superarle se tutti, forze sociali e produttive, forze vive della cultura, istituzioni, singoli cittadini, lavoreremo nell'interesse del Paese e del bene comune.